chiudo anche questo e questo e magari mi apro la nostra live perché E ci sono 350k in questa cosa, in questo di sistema. sangue Sì, nel mio sistema personale. è una cosa buona e giusta. Adesso È ottima. io apro qua, quindi ci sentirà un attimino di ritorno di audio. Ah, ne avevo già uno, fantastico. Stop. What? Stop anche questo. Ok, Stoppa adesso posso televoto. rimettere OBS qua sopra, così vedo se per caso perdiamo pacchetti per via della cosa di linea. E poi dove è finito quell'altro? Eccolo qua, questo. Ah no, voglio vedere un attimo la live. Adesso la attivo e mi muovo un attimo, voglio fare alcuni test. Io intanto metto l'audio così magari vedo come sono i volumi. Perché così non ci vedo una cipas. Ok, l'audio sembra a posto per adesso. Ma devi mettere anche la musica? Ok, No, no. Oddio, se vuoi la allora metto. abbiamo... Cosa? Che se vuoi la posso mettere, non è che c'è. Così proviamo i volumi come sono, tutto Allora, aspetta che stoppo questo. E attivo questo. Allora, io ovviamente non la sento. a posto. Non senti la musica? No, però devo metterla così, in modo che copra quando non parlo io. C'è un Ok. leggero, un tricken. Trick and tracken. Controlla come va. Tu la stream in teoria potresti sentirla, io non la La posso sto sentendo accendere. la stream adesso. Una trentina di La secondi musica è di bassissima, ritardo. non si sente. Non si sente? Aspetta che tiro su. Quando è così? Salutiamo le persone che ci stanno guardando, scusate, stiamo facendo dei test audio e altre cose. Per migliorare la qualità. Thank you channel, vuol Esatto. dire qualità. Papparà. E adesso è troppo alta. Allora. Passala appena appena. Perché non riusciamo a farlo in tempo reale di un casino. Così? Un po'. Perché deve coprire il silenzio leggermente. Perché se no non si capisce quando parliamo. Ok, ora secondo me va bene, si sente Se no la tiro tranquillo. ancora appena appena. No, A no, 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 va bene così. posto così? Sì. La accendiamo. Allora ci facciamo. E qua ci mandiamo una GIF di congratulazioni per aver settato bene l'audio. La cosa bruttissima. Non importa. Piuttosto devo guardare perché questa cesta si riempie e esplode di oggetti. Ok. Questo è a posto. Perché c'è della roba qui? Intanto tolgo l'audio dalla live se non mi stona, cioè mi confonde, non va bene. C'è della roba che in teoria non dovrebbe esserci. Tornate bene di qua. Abbiamo detto, mi serve dell'oro. Le teste di Enderman stanno andando a fischione. Anche se non ce ne facciamo niente. Ora qua facciamo le 4 rune del sacrificio. Qua però non arrivano più oggetti, Piff. È successo un leggero problemino. Danno? Non stanno più arrivando oggetti. In realtà oggetti ne arrivano, forse vengono smistati velocemente. Ma quanta gente c'è qua? Ma che cos'è questa party? Forza, È una camminate festa. giù. Adesso non li guardo. Forza, cammina giù anche tu. E levati da coglioni. Ah, Non mi ricordo se c'è più ok, una di quelle spade che fanno il soffio d'aria. Non tocca fargli ah, qualche non lo cosa per so, non lo chiedere. spingerli. Mi tocca mettere le cose qua sopra. Aggiungo, speriamo che siamo in chat, in, sì, chat, siamo in live serale perché Sì, perché è sto successo un controllando un leggerissimo problemino di DJ. connessione. Cavo sottomarino di Olbia, quello da cui insomma dipende tutta la parte settentrionale della Sardegna, ha detto che non doveva funzionare oggi. Cioè non che non doveva funzionare, si è tranciato del tutto. Quindi tutte le nostre connessioni sono andate al ramengo. Ecco qua. Allora, con gli Enderman abbiamo provveduto. Servono ancora un po' di rune del sacrificio. Devo fare un altro po' di cobblestone. Fammi Ah, rimettere ma l'urne la ce l'hai. chat che non vedo più. Allora, via. Sì. Ok. Questo e questo. Tutto a porno. Benissimo. Allora, Questo lo questo di tolgo. qua. In teoria io ho anche la lista di cosa fare. Cosa avrei dovuto fare oggi? Allora, il Dragon Egg Mill. Che in teoria siamo già pronti per farlo. Perché ho già tutto. Ottimo. Cioè, Cioè, che ma cazzo cosa vuole Steam? benissimo? Allora, ok, aspettate che chiudo anche Steam. Così. Vediamo. Ecco qua. Allora, Dragon Egg Mill. Pronti. Dovremmo avere tutto. Cic. Eccolo qua. Voilà.
poi mi serve un uovetto di drago e il Dragon Egg Meal. Io direi che lo puccio, dove c'è la zona lag, tanto sempre ciancata. Poi ci sono gli altri Water Meal e ci possiamo tranquillamente cicciare anche il Dragon Egg Meal proprio qua su quest'angolo. Questo non usa power, non genera power, finché non gli metto questo. Voilà! Dovrebbe dare 512 di power questa aggeggio, no? 500 netti. Va bene, 500 netti. Ci va bene. 500 netti, ce li balliamo e ce li baciamo. Oddio, mi è venuto un attimino l'accelerazione della tuta, è un po' troppa. Allora, Dragon Egg Meal fatto. Turbine e reattorone. Più che il reattorone, io farei la turbina di qua, la facciamo dritta. E peschiamo da questo reattore e ciccia al culo. Solo che bisogna sperimentare, perché non mi ricordo i numeri precisi. Cioè, so quanto deve essere grande la turbina, non mi ricordo di quanti blocchi ha bisogno. E quindi andiamo un po' a sentimento. Già. Chiocciola extreme. Dobbiamo fare un paio di porte. Almeno, io direi 4 di un tipo, 4 dell'altro, per riempire quel reattore. Dunque ci servono le fluid, reactor coolant port. Ecco qua, possiamo farne 3 e 3. Di queste ne facciamo 3 e 3. Che te manca? Il pistolone. Aspetta, scusa, facciamo così. Infatti qua vedete che avevo già fatto imparare tutti i crafting per fare il Dragon Egg Meal. Allora, questo lo impari. Sai che forse non sa come fare il secchio? La fa render secchio, dici? Ecco qua. E noi il secchio glielo insegniamo. Non lo sa fare il secchio, infatti te lo devo farla. Bene, adesso gliel'ho insegnato, lo mettiamo anche nel reattore, nel coso grande. Tanto questi non sono crafting complicati, non dovrebbe creare problemi. E allora, coolant port. Ma è Leo che sta lamentando. Ah, quello è un canepif. È il solito cane di merda. Aveva Leo che ti sgagnava il polpaccio perché va fame. No. Ok, questo dovrebbe farlo. Forse manca della roba da cuocere. No, eccoli qua. 6 coolant port. E 6 porte del culo. Guarda quei gatti affamati. Diciamo, 6 porte del culo. E poi cominciamo con le turbine. Allora, ci serve il turbine glass, forse l'avevo già messo. Turbine. Vedi, ero preparato le cose. Ci serve un turbine controller. Ci serve del ci serve del plutonio. Ci serve della sianite. Insegniamogli tutto. Vaffanculo, non voglio fare un cazzo. Ma che hai messo al live? Così cosa me la metto. Se è un link di qualcosa anche io sottofondo. Ecco, la musica? È quella che mi hai linkato tu l'altra volta, quindi deve essere rimasta. Ah, ok, allora lascio quella. Deve essere rimasta dentro streaming. Dovrebbe essere su streaming. La metto piano piano e buonanotte. Allora. Perché giocare senza audio mi scassa le scarpe. Allora, stavo dicendo questo. Imparare questo, poi plutonio. Siccome non c'è il reprocessor, toccherebbe fare la gallina del plutonio. Ma siccome non c'ho balle, preferisco moltiplicare la salute. Oppure magari quelle galline le andremo a fare, perché se no è una rottura di coglioni. No, quanto plutonio mi serve? Perché il fatto è sempre, che gallina vuoi fare? Quella del plutonio, ma dipende da quanto me ne serve. Se ne serve poco non la faccio. Serve per questo. C'è l'altro modo di ottenere il plutonio? No, purtroppo. Ma male, figlio mio, male. Turbine fluid port, ecco, di queste ce ne servono un po'. Uso un attimo il crafter della pecora. Questo cane non gli danno una bastonata, perché no. Allora, questo lo otteniamo. Turbine rotor shaft, questo bisogna farlo. E le rotor blade bisogna fare pure queste. E questo va bene, magari lo facciamo a mano, che è una cazzatella. Posto, questo me lo recupero. Il controller va bene, il turbine housing ok. Qua intanto il nostro altare sta diventando sempre più colorato. Sembra giusto, è l'altare di Arlecchino. Allora sto cercando di farlo più simmetrico possibile, in modo che sia anche piacevole da guardare. Allora, abbiamo detto che ci serve delle turbina. La fluid port ce ne servono quante? Ah, ne ho fatte 6 di quello, me ne servivano anche 6 di questo. Pronti, perché devono essere speculari.
che mi sembra che non stia più calando. Perfetto, abbiamo questo. Poi cos'è che ci serviva del Bluetooth, del salcazzo? Dove cacchio era il mio controller? Eccolo qua. Due di Bluetooth, pronti. Bluetooth numero 2, pronti via. Meno male che di sabbia ne avevo una scorta. Ops. Così non abbiamo più problemi. Turbine questo. No. No, invece non riesce a tenergli dietro anche con tutte queste rune. Frega, però ci mettete un bel po' a. Vabbè, tipo, vuol dire che bisogna farne di più. No, ma va bene così, non mi interessa. Che cosa serve per fare il turbine housing? Questo, questo. Faccia. No, aspetta, quanti ne stai facendo? Fammene 128, va. Ma intanto sì, portiamo via subito l'altare al tier 5. Ecco qua, vedi che bello che mi sta craftando un fischione. Che bello camello. Ma certo. Il controller l'ho già fatto? No. Ok, lo facciamo adesso. Plop. Il controller. Poi ci serve un rotor bearing. Senza dubbio, quindi servono un po' di rotor shaft. Quanti rotor shaft ci servono? Per questo affare è lungo 16. 52 blood moons. Finirò la mappa blu. Questo birulicchio è lungo 16, quindi a noi ne servono 14. Più un paio, facciamo 16, va. Ecco qua. Cosa stavo facendo io? Ah sì, il bearing. Ok, questo. Poi ci servono le fluid port, le ho fatte. Il computer port non ne frega niente. Il power tap, almeno uno. Dobbiamo fare 52 blank rooms adesso. Adesso bisogna cominciare qua a studiarsi, perché questo affare dovrà essere a cianca cavallati, perché non... Quindi mi servono 104 rune di quelle slate di quelle semplici. No, io devo fare 6. C'è un problema, questo affare è dispari. Allora, siccome dispari le mettiamo tutte su questo lato, ti vaffanculo. Allora, 6 coolant port. Anzi no, facciamo che ne mettiamo 3 di qua e 3 di qua. Aspetta, mi è venuto un'idea. Alta ingegneria, che idea una qui. Adesso uso l'enderio per automatizzare il crafting di queste cose. Che mi sono usciti 9 di questi? Non dovrebbero essere 6? Dove cazzo è uscito l'altro reactor casing? Che... Oh vabbè. Cosa vuoi fare con l'enderio tu, scusa? Creo un sistema con una crate, no? Dentro ci metto la... come si dice? La stone cotta, no? La smooth stone. Ah, per automatizzarlo. Sì, gli do un in-out che... No, occhio, perché non funziona così. Sì che funziona. Devi darne uno per volta, altrimenti mette uno stack intero. Non lo può mettere uno stack intero, perché questo supporta solo un oggetto per volta. Invece metterà uno stack... Almeno nelle prime versioni metteva uno stack intero di roba. Fai attenzione a quanta stone si ciuccia. Altrimenti devi mettergli delle altre cose. Adesso lo provo. Intanto vedo se ci sono degli item conduit. Allora, cominciamo con la turbina. Dunque, questo, via. Ecco, si comincia già. Dunque, 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo arriva così. Adesso c'è un problemino di luce. Mettiamo un chest. Sono indeciso se metti una mega torch, così non spawna più un cazzo di niente. No, adesso proviamo, devo fare i filtri però. No, allora lo mettiamo qui. Va. Non mi ricordo se il sedere lo voleva. Ma tanto il sedere glielo posso fare di un tipo qualunque. Allora. Ora. Sì, lo so che è troppo piccolo. Il rotor bearing aveva bisogno della shaft e non mi ricordo il coil dove doveva essere. Allora, dove sono le shaft? Vabbè, le shaft le mettiamo poi. Cazzo, non mi bastano mai sti blocchetti. Abbiamo un problema di blocchetti, Houston. Cosa? Abbiamo un problema di blocchetti. Uno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No.
non 17. Ah, non sa fare l'hopper sto figlio di buona. C'erano due hopper. Io. Uno, due, tre. Senti, facciamo così, io tiro una linea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi 7 di qua. Non ho contato, bene. Forse gliene manca ancora uno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Non mi serve una blanca, non ce l'avevo. Sta diventando difficile costruire con la tuta velocizzata, i movimenti fini sono impossibili. Sei troppo veloce? Hai voluto la tecnologia? Devo disattivarla. Turbine housing, me ne fai altri 128? Vai. Redstone stecchetti, sto bruciando l'impossibile. Qua non ho tirato il shaft, bene, vieni. Questa. E devi estrarre. No. Ah, devo essere molte due. Questo. Là. Mamma mia, va che roba. È qualcosa che non quaglia qua. Come vede? Qua prima di dimenticarci ne mettiamo le porte. Solo che c'è giusto non mi va problem. Forse posso colpirle da dentro. Queste sono in estrazione e queste devono essere al contrario. Quindi devo colpire queste. Che eccole qua. Quindi questa fa uscire l'acqua residua, la tuffa nel reattore. Il reattore la tuffa qui dentro. Fammi vedere il reattore. Bisogna mettere però qua da qualche parte un ingresso acqua del reattore. Va bene, gli metteremo un ingresso acqua. Per il momento dovrebbe andare bene. Della stone. E devi estrarre questa. Mettiamo il rotor shaft. Solo che mi sembra di ricordare che c'è un'altra cosa da fare oltre a mettere il rotor shaft. Non volevo. Mi ricordo che fosse uno, ma dall'altra parte a che cazzo si attacca? Perché mi sovviene qualche dubbio. Forse si deve attaccare a uno di questi. Però io lo volevo fare di vetro. Prima di tutto facciamo questo, poi lo facciamo di vetro. Sai che forse avevi ragione. Che novità, Pif. Eppure sul coso dice che l'avevano fissato. Non farti domande. Se tu devi scommettere, scommetti sul bug che non sbagli mai. Allora, questo c'è, però poi dobbiamo mettere qua il power. No, però vedi? Me le crafta tutte, quindi non perdo niente. Metto il numero di slot che mi servono e lui me le fa tutte. A posto. Sì, te le fa tutte, solo che se non hai sangue a sufficienza non finisce. Con questo sistema? Ricordatelo, il problema è quello. Allora, sì, ok, non c'è cosa della turbina, va bene, adesso mettiamo il vetro. Fammi contare, dunque, questi sono 5 per 14. Quindi me ne servono quantomeno 200. Se non qualcosina in più, facciamo 220. Allora, turbina, se avanzano chi se ne frega. Ma adesso vediamo cosa succede. 256 è un po' troppo, facciamo 220. Guarda, non riesce a consumare il sangue nonostante sia. Ci abbiamo messo due stack, se li sta facendo quasi tutti insieme. Dai, aspetta che arrivo. Guarda che gusto. Te l'ho detto, questo. Quando gli ma metti ma le streghe vince questa cosa. Cioè, ci mette poco e mi fa tutto quello che devo fare senza starci mille anni. È beato il momento in cui se lo fa tutto insieme. Porca miseria. Te l'ho detto, Piff, quando gli metti le. No, era come tipo mi bruciasse tutto lo stack e mi desse una. No, lo fa tutto insieme, no, ma se non hai abbastanza sangue. Va meglio, anzi, addirittura, sono contento. Se non hai abbastanza sangue va in buccia, però lo stack te lo fa tutto insieme. No, ma sangue ne ho abbastanza, più che altro con tutte queste rune del sacrificio le produco così tanto che per fare solo queste non. Tanto queste stanno arrivando a teste. Non c'è rischio, non è pericolo. Gatto, cosa c'è? Ancora non hai trovato pace. Qua abbiamo 24 dimlet che ci serviranno, ma prima finiamo quella cosa lì. Allora, hai fatto il mio reactor glass? Cioè il mio turbine glass. Eccoli qua. Turbina, perfetto. Adesso lo mettiamo di qua.
e poi tiriamo su. Dovrò lasciarmi però un buchetto per passare. Il gatto sta diventando una rottura di coglioni. Il buchetto. Tanto fammi vedere cosa mi serve per le... Allora, ti tira sul vetro senza far danni. Sì, sono là. Ma sai che c'è forse un buchetto, glielo lascio di qua. 312 stone mi servono e me lo metto a fare. Gatto, se vuoi attenzione, hai sbagliato momento perché sto facendo roba, quindi da un'altra parte. Il gatto ha un'idea diversa. Quanto pare. La mia guarda disperata come se lo stessero scannando. Quindi abbiamo detto. Oddio, è finito il reactor glass, mio signore. Niente, bisogna farne almeno altri 40. Pronti con 40, via. E poi, già che ci siamo, facciamo i coil. Io ho già preparato di qua dell'Electrum, che lo sballiamo tutto. Sto laggando la bestia. Me ne sono accorto. Da vedere che anche tu sei stato interessato al tranciamento del cavo. Allora, per questo c'è un numero preciso di coil. Questa cazzo di mod non ha nessuna guida, non esiste. Quindi te la devi fare alla spera in Dio. Adesso mi ricordo che questa cosa qui non prendeva tutti i cubi. Bisognava lasciargli una specie di dente. Allora, che era tipo, mi sono ricordato, era 3. Era 3 più il dente, quindi bisogna fare 3 di questi completi. Siamo, ne ho fatti 400 di questi cosi. Forse era 5 coil ed è tipo 4 il dente. Ci metto questo qua e mi servono. Vabbè, tanto dice solo di farlo, non che sia la miglior turbina di sempre. Ok. Quindi anche il tempo è cumulativo, perché non sta ancora producendo, qua sta ancora trecolando. Ah, vabbè, aspetto qua finché questa cosa non ha prodotto, che te devo dire. Perché ancora ha 6 di coso. Dunque, in teoria avrei potuto fare i blocchetti di ludicrite. Ma siccome sono costosi e quella turbina non verrà mai usata, la costruiamo, la proviamo e basta. Perché è uno spreco inutile. Molto meglio il solar panel, fa molta più energia. Ce la possiamo fare, avanti. Ma infatti è quello, cioè è farla tanto per. Rotor blade, di queste me ne servono, in teoria me ne dovrebbero servire 80 per una turbina max size. Porca puttana, deve craftare 80 sianite, va bene. Ecco qua, 80 rotor blade, perché lo spazio all'interno dovrebbe consentire tutta questa manfrina. Allora, li prendeva direttamente anche qua. Aspetta, qualcosa non coincide dunque. No. Non deve essere così. Ma come cazzo ti stai attaccando? Che cazzo sta succedendo a queste Houston, c'è qualche strano problema, qualche strano glitch. Vabbè, questa la metto io così. Dice che se li voglio fare uno alla volta posso usare un mechanical user. Sì, che ne butta dentro una alla volta. Posso prenderli mano a mano, senza dover aspettare che se li faccia tutte. Beh, in teoria ce ne devono essere di mechanical user. Perché cazzo questa cosa non si vuole mettere come dico io. Allora, tiè. Questa ha detto che non ne vuole sapere, va bene. Questa cosa non funziona però se è messa così. Ok, mi prende per il culo. Aspetta un po'. Ok, ha prodotto le prime 64 blank slate. Ora si sta facendo le altre. Ecco, se gliene metto due così, allora forse si aggancia. Deve agganciarsi anche a questo. Ok.
Ah, eccoci, perché qua li ho messi uno più in alto. Ok, a posto. Però queste, se non ricordo male, si potevano anche mettere a forza di wand, che è esattamente quello che farò mo. Comunque è una cosa fantastica questa. Cazzo, aspetta che stavo facendo danno. Ma non faccia danno. Signori, prego. Così. Ma qua, ah, qua c'era il buco. Ok. Tutto a posto. A una certa ho detto, ma perché sta andando così, così in fuori? Troppa velocità laterale. E c'era il pertuso. C'era il buso pertuso. Allora, qua ce ne sono altri 7. Quindi qua, questo è di troppo. Il coil deve essere di... Ne ho altri 8. Quindi qua ci deve essere un altro layer di blade. Questo è... Questo è stato un danno. Allora, aspettate. Che non scappia. Cazzo, smetti di demolire tutto però. Con chi ce l'hai? Con me stesso. Ah, bene. Ho preso in mano il piccone, quello grande, ed è successo un disastro. Ancora più grande. Eccolo là, vai. Sto demolendo tutto quello che c'è. C'è un danno. Ne sto crepando quanto esiste. Allora, questo lo rimettiamo a posto. Questo lo rimettiamo a posto. Questo sta buggando duro perché ne manca una qui. Servono altre cose di stone. E questo deve fare così. Questo coil bisogna fargli il dente. Con attenzione. No, ecco, vedi, stavamo già sbagliando. Stoneman e crafty altri. Sto facendo 440 tutti di stone, ok? Vabbè, fagli rifare. Fatto. A me invece si arriva. Inizio alla lagganza. Quello non lagga. Una volta che glielo dici, lui mette in funzione la fornace e basta. La macchinetta e gli schiaffi. No, la macchinetta e la pipì. Fammi vedere un po' che mi serve. Allora, qua ci siamo quasi. Allora, ma che cazzo? Ma ho finito di nuovo il turban glass. Bene, faccio fare altri 40. Non servono voi. Fammi 50, che forse è meglio. Ah, però forse adesso hai occupata la fornace? No, no. Sto a posto. Sto craftando altre robe. In teoria la fornace che ho messo è una di quelle veloci, quindi dovrebbe andare a bomba. C'era qualcos'altro per produrre steam? Piuttosto che il reattorone? Perché a me il reattorone per produrre steam non è che faccia impazzire. Non ti entusiasma? No, non è... Questo è lo steam della creatività. Steam clay bucket, sì. Quello creativo che non si può fare. Questo brucia lo steam. Potrei farlo con l'Advanced Generator. No, però è una rottura di coglioni. No. Facciamolo così. Che dovrò allargare il chunk perché questa cosa è più grande di un chunk. Come questa cosa qui. Allora. La miseria. C'è qualche problema. C'è qualche problema. Non ha fatto la struttura. Ok, quindi l'ho montata al contrario. Bravo! Non è un problema. Perché non mi ricordavo quale delle due parti fosse. Qua però mi vola in terra. Allora, aspetta un momento. No, non mi vola in terra. È proprio qui. No. È uno di questi ed è quello rosa. Eccolo qua, che è rosa. Quello col coso blu. No, ho cannato di brutto. Oh. No, forse no. Allora qua ci mettiamo. No, no, invece è giusto. Poi c'è la cazzata. Eccolo qua, flip. Perfetto. Ce l'ha fatta, si è formata la multistruttura. Poi magari ci rimettiamo il tappo. Cosa c'hai? Al mal caduto. Sto gatto. O la crosta di San Lazzaro. C'è una palla. Povero. Fa, guarda fuori e miagola a tutta voce. Poi si gira e miagola a tutta voce. Perché è un gatto. Aspetti che faccia, gabbai. È un rompicoglioni, non è un gatto, è un rompicoglioni. Povero Leo. Allora.
Dunque, adesso un sistema di acqua. Dobbiamo fare dei fluid port per quell'aggeggio. Più di uno magari. E a seconda di... No, invece non è che servono fluid port, perché una volta che io lo carico, quello deve riciclare. Quindi fammi fare comunque almeno un paio di fluid port, perché crepi l'avarizia. Qua ci mettiamo questo che non mi serve. Stream. Questo. Reactor access, reactor coolant. Questo. Eccolo qua. Diciamo che questo è questo. Reactor. No, reactor coolant port, ne fai due, grazie. No. Adesso io le metto qua. Ma ci hai rimesso un powder e dispowder dentro la cassa? Qua. È quello di Imp. Ah, cioè, degli Imp, vero? Va bene così, va bene così. L'avevo messo lì perché non sapevo dove, ho detto vabbè, lo metto qua così mi ricordo. Allora, questo è a posto, mi serve un underchest dell'acqua. Non se ne avevo. Questo bucone qua, facciamo così. Underchest. Va un underchest, under tank, ma dell'acqua non ce l'ho. Quindi ne craftiamo una al volo. Che poi in teoria, vabbè, sì, si può fare se potenzio. Manca il calderone. Ho detto il calderone, non l'enderpearl. Se potenzi il calderone si può fare il beverone. Come diceva quello. E 100 litri di pozione, non era così? Allora. No, è un grosso calderone, metto sangue di scorpione. Tanta sega la cos'era? È quello di. Di Asterix contro Cleopatra. Esatto. Mamma mia, signore. Vecchio Channel, il canale del Dotto Eccitazione. Allora, questa è la mia under chest dell'acqua. Quindi se io la puccio di qua. Ora in un grosso pentolone, non mi ricordo adesso. Non mi ricordo. Allora puccio di qua e gli dico inserisci. E lui piano piano se la riempie d'acqua. Sì, quindi posso togliere intanto l'automazione delle slate, perché qua volendo potrei metterci una. Un generatore di cobblestone che manda in una fornace, che manda in questa cassetta e quindi continua a produrre fino a che c'è spazio nella crate. Ma mi sembra un po' eccessivo. Cazzo, la senite ce l'avevo, l'ho craftata così, con un coglione. Vabbè. Ci la metteremo a buon frutto comunque. Quindi, achievement book. Automate the creation of demonic slate. No, vabbè, questo no. Bene. Potrei lasciarlo per fino a diventare demonic. Quindi comunque questo vale uguale. Fatto. Allora, io adesso devo vedere se questa cosa funziona. Allora, questo si dovrebbe ciucciare. Cioè, basta che nel filtro gli metto demonic slate e questo continua a lasciarle fino a che non sono state prodotte. Quindi vent sti cazzi. Vent overflow, vent closed. No. Vent. È questo. Excess fluid will be lost. No, così. Attiva la turbina. No. Vabbè, sì, attiva la turbina. Adesso io ti attivo il reattore e vediamo che succede. Cosa succede quando faccio questo? Vedo che l'acqua si è andata tutta a puttane. Ferma, ferma, ferma. Scusa, dove è andata l'acqua di qui? A farci una passeggiata, che domanda. Ah, no, per forza gli ho messo dump. No, 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 preservo. Ok. E ti aveva buttato via l'acqua? Sì, ho fatto il contrario di quello che doveva fare. Questo sta già andando, questo sta già viaggiando. La turbina non sta andando invece. Oggi c'è Atmosha, che tristizia. Perché non sta uscendo lo steam? Stop, 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 stop. Lo steam non sta uscendo. Perché non sta. Cioè non sta uscendo da una parte, non sta entrando dall'altra, perché? Mi dice di usare dei beacons, ma dici che basta il beacon normale, devo fargli anche il letto di oro e diamante. Per fare che cosa? Per l'altare di tier 5. Ah boh, non ne ho idea. Allora, questo affare non sta ricevendo il suo steam. Perché? In teoria le porte si toccano e sono fatte nel modo giusto. In teoria qua ci vuole più. Aspetta, non dirmi che qua c'è qualcosa di... No, lui lo steam ce l'ha dentro, non lo sta buttando fuori. Ok. No, non lo posso fare così. Allora, perché... io lo faccio come dice la wiki, anche se non è updated. Che te devo dire? Chiamo questa cosa
Aspetta, sono devo 4, farmi la strada per arrivare fin qua, ma guarda che barbonanza. Mi sono 16 e 16. Bene. 16 e 16. Aspetta che forse ho fatto un errore tecnico-tattico. Allora, lui da qua accetta e da qua butta fuori. Quindi sta a vedere che questo è il contrario. Questi hanno i colori contrari. Per forza allora. Oddio, il gatto sembrava si è scorreggiato fortissimo. Certo. Mi è venuto un infarto. Allora, questo va così. Questo lo mettiamo così. Questo deve diventare... No, rosso mi va bene. Ok. Rosso mi va bene. Plop. Allora, la turbina è a posto. Gli è già entrato lo steam. Allora, dunque lui li preserva. Dunk. No, questo li preserva. Ok. Attiva la turbina. Engaged coil. Adesso bisogna accendere questo, altrimenti non funziona un cazzo di niente. Perfetto. La turbina sta già cominciando a girare. Signori, è vivo. Si può fare? Sta già andando. In teoria dovrebbe produrre steam a sufficienza. Adesso aspettiamo che si carichi la... la cosa. Dove è andata l'acqua? Ok. Produce una sega di energia, sapevatelo. Allora, okay, questa è l'acqua piena. No, aspetta, c'è un problema. Questo via. Bisognava dargli l'acqua giusta. Adesso c'è un problema più grosso. Allora, fai così, butta tutto. Stoppa questo. Richiudiamo la circolazione. Qui che cosa c'è? Qui non c'è nulla, perfetto. Adesso lo carichiamo di acqua. Però lui butta dentro quella roba lì. Ah, oh no, ok, mi servono altre 4. Cazzo, sai che mi sarebbe servita una computer port per poterlo settare, perché adesso succede un casino. Dici? Eh sì. No, posso fare così. Allora, lui da qui si aspira il cazzo, è quello sbagliato. Che merda. Tutto rumore di esplosione. È stato di esplosione. No. O era la musica? No, io non ho fatto nessun rumore di esplosione, quindi... Tipo di tu... No, di fulmini. No, no, no. Oddio, magari sì, c'è la Thunderstorm. Ma non abbiamo il coso antimeteo. No, no, non blocca i fulmini. Ah, ok. Dunque, questo facciamo in modo che... Dunque, lui di qua entra. Quindi adesso possiamo caricare questo di acqua. Dove sta andando la mia acqua? Ah, dove sta entrando la mia acqua? Sì, mi sa che c'è la Thunderstorm. No, ma sta diventando tutto steam, ma che... Ma scusa, io non avevo disattivato il reattore. Dopo Gaben. Cosa? Diventi dopo Gaben. Perché? Ah, per steam. Steam. Forse se devo spiegare non c'è gusto. Allora, questo però non può fare il dump di tutta questa roba. Deve per forza mandarla dentro qui. Che palle. Allora, così. Però devo studiare un sistema per poter entrare più facilmente nella turbina. Se no, una rottura di coglione. Lo faccio dal centro, così l'angolo non ha problemi. Vaffanbrodo. Proprio come dice Piff. Ecco, allora, dunque, adesso questo. Porca trota, menù del giorno. Perché non sta entrando la roba? C'è di nuovo qualche problema. Papparappa. No, forse perché è pieno. La turbina adesso si è svuota. Mentre dovrebbe essere bilanciato però. Allora overflow only. Lo mettiamo okay, overflow only. Possiamo togliere la spunta altar tier 5 perché è fatto. Perfetto. Allora io in questo sì, metto tutta l'acqua. Tanto togliamo la spunta. Oggi si stanno facendo un sacco di cose divertenti. Ok. Ora mi manca Living Armor e il Sigil of the Phantom Breed. Allora qua che ci siamo. Che posso mettere nella Living Armor e così non rischio più di morire cadendo. Questo lo butta nell'overflow. Infatti qua l'acqua non sta scendendo.
Aspetta che vado a vedere dall'altra parte come sta andando col consumo d'acqua. Mi sembra che non dovrebbe consumarlo in verità, perché è un closed loop. Infatti qua l'acqua sta salendo. Passando piano piano però. Non dovrebbe esserci problema comunque. Tanto più glielo levo, adesso che è fatto. Posso togliergli questa. Bene. Così assorbe e basta. E non dovrebbe esserci problema d'acqua. Allora, sta cicciando fuori tutto lo steam. Però consuma questa cosa. Se consuma tanto, la control rod la mettiamo. Si poteva non... C'è una breakable wand, dove cacchio l'ho messa? Eccola qua. Allora, shift è 100. Perché rompersi le palle a fare le cose se puoi far fare la wand? Allora, control più alt. Le inseriamo al 55%. Vediamo un po' cosa succede qua. Si dimezza il consumo di questo. E lui continua comunque a produrre 2000 millibucket su tick. Se io... Perché devo diminuire il calore fino a un certo punto. Cazzo, il calore. Il calore è a bomba. No, 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 stop. Allora, control e alt. Mettiamole al 95 queste cose. Ecco qua. Ok, perfetto. Il calore del casing scende giù. Anche l'ite del corpo. Forse ho esagerato. Cazzo, ho esagerato, signori. Ho esagerato. Vediamo un po' quando smette di produrre 2000 millibucket su tick. Eccolo qua. Si è intrippato. Allora, facciamo control, alt e tiriamo su. No, tiriamo giù, scusate. 90%, vediamo un po' come va. Non gli basta di più. No, scendi. Control alt 85, vediamo. 2200 millibucket su tick, perfetto. È finita la mia acqua. Che cazzo ce l'hai bevuta? Tu perché sei sul tobeone. Voilà. Ma in teoria dovrebbe avere un closed loop. Infatti aspetta, gliene butto dentro un altro po'. Ecco, basta così. Ok, questa cosa sta andando. Così va benissimo. Ok, guarda che bello questo altare che è venuto sopra. Però con i blocchi così non penso che... Che? Infatti è ancora tier 1 questo altare. No, non è tier 1. Non l'altare, i beacon. E che me ne frega? Beh, servono solo per scena. Per far arrivare il tier 5 a questo. Prova a fare così, guarda. Dove sei? Qua. Pigliati sto sigil, aspetta, stacco questo se non tarperà mai. Pigliati sto sigil e fai shift guardando l'altaro. Che shift è il destro? Tier shift. 5, 34.000. Vedi? Funziona. Oh. Dopo il super setup della strega direi proprio di sì. Allora, questo affare sta andando benissimo. Sta salendo un po' l'hit del core, ma non dovrebbe essere. Cioè, abbiamo quasi finito la Blood Magic, rendiamoci conto. Cosa ti manca? La Living Armor e il... come cazzo si chiama? Il Sigil of the Phantom Bridge, che mi permette di camminare ovunque, anche sull'aria. Questo affare sta... Dovevo portarlo a 900 RPM, ma adesso aspettiamo, vediamo se sale. Perché in teoria lo dovevo fare con la Ludicrite. Perché mi sa che c'è troppo drag per questa cosa. Infatti sta producendo un cazzetto. Sì, devo creare del Binding Regent e la roba di ferro. Binding Regent. Sta producendo 3000 RF su tick. È una cagatella. Fireforge. Però ok, a posto. Questo accoppiato con 4 turbine in teoria va benissimo. Perché consuma niente questo affare, consuma nulla. No, lo riempiamo così. E vediamo quanto tempo ci mette a ciucciarci un po' di roba. In teoria non consuma un cazzo. Quindi direi che va bene così. Ogni tanto c'è uno sbuffo di vapore.
gunpowder qua. Beh, la turbina la possiamo spuntare. Possiamo spuntare anche il reattore raffreddato attivamente. Quindi, allora, create a tier 5 blood altar, fatto. Automatizzare la creazione del demonic slate, fatto. Ti manca Piffy, il master blood orb, o l'hai fatto? No, già fatto, ma l'ho anche okay. Già spuntato, mi sa. No, qua no. E la living armor? La living armor la sto facendo qua. Ok. Quindi cioè, ne ho fatto due, ne vuoi uno, anche se sono bindati... Se no te ne faccio un altro. Di che cosa? Di master blood orb. No, così a caso. Faccio. Tanto posso fare anche quello di tier successivo. Quasi quasi lo faccio. Create a turbine from the extreme reactor mod. Ah, questo l'ho fatto. Attivi il cooler reactor. Dove cacchio l'avevo messa? Bisogna ancora allenare un draghetto e andare a suicidarsi nel Nether. Che storia? Ah, quella del Fireforge. Il rituale di Gaia 2. Ah, la Draconic Hex e la Draconic Oe. Ecco, facciamo queste. Allora, intanto questo è stato completato tutto. Dragon Egg Mill fatto, turbina fatto, Activate Cooler Reactor fatto. Adesso possiamo fare la Draconic la Draconic accetta e non so cazzo quanto si fa. Quella affare fa laggare a bestia. Sì. Allora facciamo così, questo affare funziona, spegniamo. Ah, che palle, devo andare a ricaricare il reattore. Stava già arrivando comunque a produrre 7000 RF, ma è comunque una cagata rispetto a... Un solar panel ne produce 131.000, cioè... Capiamoci. Oddio, sto lagando la bestia, ma per altri motivi. Vabbè, chi se ne... Fermo un attimo nella mob farm a dare due colpi ai mostri. Perché magari riesco a ucciderne qualcuno prima del coso e mi carico questa gemma di merda. Allora, quello che devo fare è accetta e coso. No, non è vero che così. Ti serve quello. Me ne vado nel Nether, non c'è problema. Ti serve per fare quel... Sì, il reagente per creare la macchina. Allora, abbiamo detto accetta draconica. Ok, e poi zappa draconica. Facciamo l'accetta. Ma mai il cielo è così rosso nel Nether? Perché hai la night vision probabilmente. Anzi, può essere. Allora, quindi mi servono due Awakened Core e due Draconic. Allora, Drac di questi numero 2. Poi bisogna fare uno Viverna e un Wyvernale, quindi chioccio la Draconic. Mi servono due core della Viverna e due di questi. I blaze sono ottimi, li ricaricano di un sacco le gemme di Der. Forse non ho più accetto di diamante. Perché non ce l'ho. Ora? Ne facciamo subito una, no? Perché qui l'accetto di diamante, sono tutti gli stick. Cazzo di male. Ah, ok, mi è caduto uno slime gigante in testa, ecco perché ho preso una sequela di danni assurdi. Derp. Allora, stick fatti. Allora, facciamo questa accetta della cippa. E della lippa. Sto arrivando. Questo non, questo parte con la cosa di diamante, perfetto. Va bene così, va bene. Così dovrebbe buffare. Ci sono due di questi, quindi servono 4, 8 Wyvern Core e 10 Awakened Draconium, quindi. Li abbiamo 10 e di Wyvern Core me ne servono, abbiamo detto 7. Pronti via, ecco qua. E poi mi servono delle Nether Star. Oddio, ne abbiamo solo 4. Venire a riaccendere la farm. Scusate, io tiro la leva. Non mi sali, che avevo messo qua. Ah, è vero, qua. Le teste di Enderman non ho capito perché volano in tutte le direzioni, tranne che nel posto giusto. Bello. Oddio, la Lagonia. Un po' di Lagonia di quei tre potenti. In quella cesta sta finendo di tutto alla velocità della luce. E forse... Allora, adesso si può spegnere questo aggeggio. Però le teste sarebbero... Fa vedere quante teste ci sono. No, beh, teste ce ne sono. Vai, rimani acceso un pochino. Servono. Questo problema. L'armatura di ferro che
Ho raccolto un Enderman Egg per farti ragione. Oddio, perché se ne butta Enter. Che cosa? Ah cazzo, il magnete attivo. Cosa mi stai inseguendo? Oddio, ho avuto un attimo dell'agonia di quelli prepotenti. Ero inseguito da tutto a volontà. Allora, facciamo così, questo via. Questo via. Mi volevo Iron Armor. 5 di questi, questi ne voleva 4. Tu. E due di questi pronti via. Oh, okay. Ma c'è Dragons. Ma ciao Dragons, ciao, buongiorno Dragons. Anche a te. Buongiorno, come va? Buongiorno, con calma. Devo smettere di urlare, che è ora di dormire di qua. Quindi si fa piano. Si fa piano e si va lontano, eh. E a certa gente si rivoga nell'ano. Mettiamo uno qui. Bisogna mettercela come gif, quella del ve la rivogo nel bogigi. Però può darsi che crei qualche problemino di copyright. Sì, mi sembra il caso. Non facciamolo, e poi Ruffini ci querela. Eh certo. Ci strike, ci dice le cose brutte. Pezzo di Lidium Ore. Ma tanto qua non c'è. No, è l'Iridium Ore per la... Tu stai giocando la Galactic Science, vero? Quindi... C'è... Lì c'è qualche problemino... Oh, 9 milioni di EU per pezzo di Lidium Ore per l'armato superiore, ma certo. Ah no, Draconic era questo. Ma perché sono andato fin qua, tra l'altro? Gnoriei, dove me l'hanno finito? Sono nella zona del lag, perché mi serve. Cosa cazzo stavo facendo? Vengo da te 2 secondi, vado a laggare. Hop. Mi servono 4. Salve. 4 ne bastano. Che brutto che sei. No, ma non ti piace la mia Living Armor? Orribile. Però in teoria si ripara fin tanto che c'è sangue nella rete. Cioè per sempre. Dopo quello che gli avevamo fatto a quella rete, gli avevo detto sì. Sì. Comunque, che ci racconti Dragons di bello? Ho fatto il sistemino interface che porta al call generatori che fanno EU, ma non posso usare il ref. Vaffanculo, mod di merda che sei, Industrial Craft. Guarda che ci sono dei fili che convertono l'energia comunque. C'erano però non c'è lì la immersive, perché la immersive convertiva l'energia. Stessa cosa accade con la... con la mechanism. La mechanism converte l'energia della Industrial Craft con i suoi fili. Allora, questo lo mettiamo qui. Qui mi serve una zappa di diamante. E se l'abbiamo? Manco balla. Phantom Bridge Reagent and Demonic Blade. Quindi come cacchio si fa sta cosa? 140 EU su tick di 20 vecchio, Sono due di South Sand e uno di Obsidian. Certo. Questo è Genkyu Channel, il canale esperto. Sì. Genkyu Channel, il canale che svolta. Mi hai svoltato. Provalo, perché io conosco che solo quelle due mod convertono. Poi ci sono i converter. C'era una mod speciale che aggiungeva dei bridge. Energy bridge si chiamavano. Praticamente c'era un blocchetto centrale. E poi tu avevi altri due lati in cui mettere due blocchetti, tipo un ingresso per gli RF, e dall'altra parte potevi scegliere se far uscire gli EU a basso voltaggio, medio oppure alto voltaggio, e la cosa funzionava in entrambi i sensi. Quindi se c'è, ma non mi pare, perché oddio, magari l'hanno aggiornata e ci hanno messo qualcosa del genere, però non mi sembra di ricordare che ci fosse questa cosa del per convertire. Ho provato i converter. Boh, prova con la mechanism, perché mi ricordo che la mechanism su alcuni pacchetti converte l'energia. Poi dipende da come sono settati. Ah, comunque abbiamo la ceta draconica e... Devo tornare nel da 2 secondi, che palle. Derp. Allora, aceta draconica e zappa draconica fatte. Quindi Living Armor fatta, questo è ma fatto, adesso... Questo è fatto. Allora, in tanto teoria... Tanto dice che torna subito. Certamente. Lo Charm of Dislocation in teoria ne abbiamo fatti a decine. Questo. Però potrei fare l'Advanced Charm of Dislocation. Che qua non si chiama neanche Charm of Dislocation, si chiama Dislocator e basta. Poi mi cambio l'armor magari. Allora, 1, 2, 3, 4 e un Wyvern Core, quindi... Ah, non posso cambiare l'armatura mentre sto volando, va bene. Sì, altrimenti smetti di volare. No, l'anello.
No, no, smetti di volare. Perché il coso bugga, fidati. Tu fidati della rondine. No, non me la faceva proprio cambiare. Ok, non me la fa cambiare manco se sono fermo. Torno nel nostro mondo a cambiarmela, va? Che cazzo? Adesso ti si aggancia addosso, non la puoi più togliere, mamma mia. Stavamo facendo... Ah sì, giusto, mi serve del Draconium. 1, 2, 3, 4, mi sembrava fossero 5. Poi delle Ender Pearl. Ender Pearl, ho detto, questo ne voleva 3. Sento un rumore di esplosioni qua, è normale? Quali esplosioni? Tutto qua dove? Boom, boom. Ah, e sono i Wither. I Wither stanno scoppi perché eravamo un po' a corto di Ender Star, allora ho acceso il coso. Ah, me ok, ok. Me ne sono anche dimenticato. Che non capivo, visto che non mi appare più il nome. 137 Ender Star, allora per adesso lo fermiamo. Tanto che non mi fidavo di andare a fare i Blaze con la Living Armor che mi caccata in confronto all'altra. Non è che mi metto l'armatura buona. Prima che succeda qualche danno. Sì, prima che muoio devo andare a prendere la roba nel Nether, due balle. Allora, questo è fatto. Poi bisogna andare a vedere questo. Io stavo facendo le advance di slocchetto, eccolo qua. No, sono 4 e non 5. E poi vuole un dislocator normale. Ma sai che c'è di questi? Ne faccio 2. Passiamo. E tanto me ne basta uno, che cacchio mi frega. Oddio, abbiamo finito la Draconium Dust. No. Forse ce n'era però. Oddio, stavo volando da sotto. No, non ce n'era. La facciamo. Vedremo. Ancora. Fortuna che Blade non mancano. Perché il Rovazzi ci può anche levare. Ma attacca il testo, se funziona a volo. Pff.
Questi potremmo avere qualche problemino con questa quest. Guarda questa pallone. Cosa. Salve. Ah, c'è Piff che cammina in giro. Ma non è che bugga. Che bugga cosa? Che cancella altri blocchetti, roba del genere. No, non cancella niente, crea il blocchetti in aria. Se lo crea sopra una cosa che già c'è. No, guarda, sto camminando sul terreno e non succede un cacchio. Prova a camminare dove ci sono questi. Però è disattivato qui. Aspetta, mo lo attivo, l'ho tolto un attimo. Perché sennò mi viene male volare. Cammina dove ci sono qua, questi macchinari e questa cesta, per vedere cosa succede. Ok. Aspetta, l'ho attivato. Non mi pare. Ok, ora è attivato. Sì, vai, prova. Devo smettere di volare però, se no non fa. Ah, posso salire però di un livello facendo così, guarda. Vedo, ok, a posto. Prima di prendere Enderman consuma giusto 5k di RF su tick. 5k non sono niente. Una barbonanza, una bagatella. Ecco, vedi? Entriamo qua dentro, va? Ma quello te lo fa fare la... la niente sangue! Quello te lo fa fare l'armatura, Pip, non il sigillo. Cosa? Che è l'armatura che ti fa salire di un blocchetto. No, guarda qua dentro. È pieno. Ma che cazzo. Ah, puoi usare tu i miei blocchetti trasparenti? Sì. Prova a salirci sopra. Sì, li posso usare. Andiamo a farci una passeggiata sul void? No, grazie. Perché no? È vero che... Oddio, ho tirato una laggata di quelle epiche. Anche io, infatti sono sceso. Ma che cazzo? Allora vai, comincia ad andare tu, io ti seguo. Ok, aspetta, dice, si è finalizzato il gioco, vabbè, sono abituato. C'era la piattaforma del void, dopo quale cacchio era questa? Aspetta, sì, beh, deve essere questa. Sì, è Y1. Che mi metto qua. Vai, pronti. Però devi scendere di uno. Vabbè, diciamo che va bene, non è che siamo tutti le scale. Non vorrei rischiare di morire come un coglione. Aspetta che io volo. Salve. No, prego, venga. Ecco qua. Okay. Ma se tipo corro fortissimo tu cadi? Penso di sì. Allora non correrò fortissimo. Stiamo camminando sul void col sigillo del Phantom Bridge, va bene così? Ok. Ah, anche se lo tolgo continua ad andare. Mamma mia, c'è stato un attimo di là, credo di essere cascato di sotto. Fatto. Perfetto. Ho finito la Blood Magic. Bene, torniamo indietro, va. Ok, allora basta scendere. Aspetta che la spunto anche da qui, perché mi sa che quando lo spunta... Vabbè. Tra l'altro lo posso infilare dentro l'armatura, sto coso. Obtain the Living Armor, infatti qua non è fatto. Uso il sigillo del Phantom Void, del Phantom Bridge per camminare sul Void. Ok, perfetto. La Blood Magic è stata terminata, signori. Ringraziate il nostro alchimista Taumaturgo P. Ah, a proposito, Dragon, se abbiamo diminuito un po' il bitrate, quindi dovrebbe essere più semplice visualizzare la streaming senza ritardi e casini vari. Vediamo con il sigillo quanto. Oh no, ha consumato un sacco di sangue. Non ci crede nessuno qui. Un'altra palletta gialla. Aspetta, questi me li sballo tutti questi di Ah, l'avevo lasciata lì. Li ho buttato roba in terra. Tanto metto questa giù qua. Cacchio, così la rarità 6 non ce l'abbiamo. Porco schifo. 3k io su tic. Holy balls. Non è holy. Lui ha detto holy yeah, ma l'interesse è holy balls. No, era suddenly balls. No, è holy balls. Poi ti passo il video dove c'è. Allora, mettiamo in terra un po' di questa roba, tipo qua. Questo farò di qua, guarda. La Dimlet Workbench. Possiamo buttare dentro tutti sti Dimlet. Via. Oh, che in teoria di Dimlet ne ho anche altri. Holy Pube. Come le scimmie. Certo. Cos'è che fai, Piff? Cercando come le scimmie. Ho tirato la cacca. Che cazzo. Va bene, signori. Brutte cose. Brutte cose accadono nel canale di GameCube. Vediamo cosa. Sì, esatto. Vediamo cosa posso fare, va. Opla. Hai aggiunto il Diamond Hammer to a Tinker Pickaxe to obtain the Smash Unified? Fatto. Allora lo metto anche qua, perché almeno non l'hai aggiornato. Me le Tinker Weapon do sventire. Sicuro, quella fatta tutta. 100k RF a tick? È nato il secondo bambino, sì, fatta. Adesso mi metterò a lavorare per il milione. Ah, ok. Turbine from the Extreme Reactor Mod, fatto. O vedi quella specie di aborto ecologico? No, ecco. No, io chiedo perché mi sto aggiornando il coso. Sì, sì. Allora, il Tier 1,
Lightning sì. Fatto. Gear 4 sì. Fatto. Ore from the Void sì. Fatto. Active Liquid. No, aspetta, Ore from the Void. Lore forse no. Ah, no, sì, che ce l'abbiamo. È questo cazzo di altreccolo. Questo cosa qua. L'Active Cooled Reactor, Proxy Reactor. Fatto. Maximum Seed Reactor. No, quella no. Ma cos'era quella? L'hai crashata? No, è quello grande. Il problema è proprio quello, che ho un terrore che faccia qualche problemino. Tanto dice Dragos che è nato sulla vita ed è senza energia, che è andata via la luce. Ora vado solo a 1400 EU su T. Ha consumato troppo. Gli ha ciucciato anche l'anima. Travel to the bottom of the nether using a boat. Quello che non abbiamo fatto. Dragon Egg. Stavo facendo i Dimlet io. Mi ero distratto. Dragon Egg l'abbiamo acciato? No. Vabbè, l'Angel Lock però mi ricordo di sì, quindi sì, lo tolgo. Sì. Nestling Pants? Fatto. No. Fatto, però lo tolgo. Fammi vedere un po'. Dimension Builder, Dimension Inscriber. Allora, ci serve Dimension Inscriber. Senza dubbio. Poi ci serve. Ritual of Gaia 1 l'abbiamo fatto. Manca il Gaia 2 ci manca. Il Dialing Device. Draconic Arm fatto. Draconic Pickaxe? Fatto. Quello è tutto fatto. Axe? Fatto. Okay. Automatic Wither Killing? Sì. Kill a Chaos Dragon? No. No, ancora no. No. Tier 6 Energy Core? No. Charm of Dislocation? Sì, te l'ho anche buttato, Pif. Non mi ricordo il nome, perdono. No, perché è cambiato di qua, però è quello. Cioè, Dragons devo farne 10, vuol dire 40 bambini, devo avere più energia, andiamo a Max Size Reactor. Se vuoi ti mandiamo un po' di energia da questo mondo, che tanto ne abbiamo in eccesso. Resurrect one of the dragons? Sì, beh, c'eri anche tu quando ho fatto la resurrezione di un pischione di draghi. Allora io chiedo, Draconic Battery? No, ancora no. Draconic Level Fusion Crafter? Sì. Jump Beat Induttamen Dragons? No, no. No. Dimlet Parcel from an Enderman and Loot Bugger, sì. Sì, sì, mi ha buttato. Dimensional Travel? Mi sto lavorando. Ok. Machine Infuser 100%? No. Absorber Create Liquid Custom Liquid Block Dimension? No, ancora no. Non ci siamo con le dimensioni, ancora niente. Ok. Allora, questo è il Destination Laser, non mi ricordo. Pare che non voglio energia. Age of Insanity immagino niente. No, no, Age of Insanity abbiamo fatto una cosa. Sì, ho fatto il Dragon Egg Mill. Ah, bene. Near Infinity. Allora, sì, power. Create Near Infinity Extra Utilities Dragon Egg Mill, fatto. Oddio, potremmo fare anche la 16x16x16 con la Salt Chest, che è una cagata. Ah, il Rainbow Generator sarà un vero dito nel culo, eh. Provatelo. Aspetta che intanto mi levo tutte le robe da qua. Single octuple compressed, vediamo un po' com'è messa. L'avevo lasciato qua a lavorare, non. Siamo solo a 3 septuple. Vabbè. Aspetteremo che vada. Più qua la cuocere. Dimmi. Serve una barca. Vai, fai la barca. Che vuoi da me? Che vado lento. Dimensional Inscriber. Questo non aveva bisogno di energia, mi pare di no. Ok. Più qua la cuocere, signori. Questo sì che ha bisogno di energia. Pure questo. Questo magari di meno. Datemi un tubo. Ma sei senza armatura, Piff? Sì. Sì. Metti la tua roba in una chest prima che la mischiamo con. Ho già tolto tutto, ho messo nella mia crit personale. Allora, questo. Oddio, altro laggone. Dov'era? Nel nether che doveva andare? Sì. Ok. Ognuno limite, è vero. Siamo in live, che così muoio per l'ennesima volta. Ognuno limite, è vero. Ok. Allora, questo sta viaggiando. Questo sta viaggiando. A breve vi presenteremo Crociere Gamecube. In barca su nel void. Quindi non lo faccio max size, ma implemento il 75. Ma serve un goccio d'acqua per farmi andare. Come un goccio d'acqua? Sì, così ci metto la barca sopra. No, puoi buttarla anche sulla pietra la barca. Aspetta che arrivo. Okay. Intanto mi chiede piccola. Ho avuto sempre attimi di lag. Ma che se la metto sulla pietra ci salgo, non casco poi. Sì. Basta che spingi, piano piano ti muovi. Se no ti spingo io. Ok. Pronti? Aspetta che mi. Ecco, ok, sì. Mi sono liberato. Perché non la mette? Aspetta, ti metto due blocchetti per. Ah, ok, ha fatto. Non dimenticatemi. Vai, Piff. Signori. Ehi! Cioè, sei tu che stai pagaiando nel vuoto. Ah!
E qua è comparsa la tua tomba che lasceremo lì a imperitura memoria. Esatto. Della crociera Gamecube. Nata e morte lì. Mamma mia, signori. Spawn. Posso usare il dislocator per tornare a casa? Fu. Ah, a proposito di barche volanti. Stiamo giochicchiando con... Dovremmo mettere anche quello fra ciò che dice il bot, così. Sì, esatto. Cloud Pirates, che l'abbiamo provato oggi ed è molto carino. Free to play, lo trovate su Steam. Se volete giocarci, ci fa piacere se giocate con noi. Ender Dracoon. Questa è rarità 4. In ogni caso, Cloud Pirates, raccomandato da Game Channel. Certo. Adesso non mi ricordo che cazzo ci face. I fondi me lo... Allora, no, due strike, questo. Voilà. Allora, intanto dobbiamo farci una quella cosa dal libro degli achievement che l'abbiamo fatto. Che è sullo spunto. Schiantarsi nel void con una barca. Allora. Dove cazzo era? Tutto l'armatura, quanto sì che te l'ho tolta, sennò che cazzo faccia? Lascio sepolta lì sotto. Non fa bene. Beh, già la potevamo recuperare, non è che. No, meglio di no. Possiamo volare in tre modi diversi, ma. Quindi non è che c'è problema. Allora, io qua avevo fatto. Non perdere tempo. Qua, e poi ci serve anche questo. Avevo già fatto un lingotto di sanite per ricordarmi. Empty dimension tab. Ecco, se io la metto qua. No, dove cazzo era quella tre, come l'ha detto. 4. Poi voglio il piccolo qui. Ok, qui. Ah, tra l'altro con quell'aggeggio col sigillo che non fate trasportare gli enderman, posso evitare che gli enderman vadano in giro quando i picchi con là. Quelli loro vanno a schivarsi e cosa fa? No, fermo lì. Allora, in teoria devo entrare qua dentro e rimanerci. Quindi dove? Non è che abbiamo bisogno dentro il dentro la dimensione. Adesso però bisogna fare il dialing device. Io mi posso teletrasportare con il coso della draco. Dio che l'agonia. Sei tornato indietro? Sì, aspetta che... Dai, andiamo tornato attraverso lo Stargate, va? No, aspetta, aspetta. Non ho ancora messo le robe. Che poi... Ma che cazzo succede? La lag. Ma non stiamo facendo niente, la cosa bella è quella. Non dipende da noi, magari dipende da Sierra Lily che è in live. Ma non credo, non so. Però. Allora, le casse si aprono. Forse è un problema della tua linea che stanno mangiati i camelli marini. There. Allora, ci serve un matter transmitter, che attaccherò di qua. E un matter receiver, che attaccherò di qua. Ora, nel dialing device... aspetta, però devo dare un nome, altrimenti... Allora, questo si chiamerà base accesso only people in the access list below. Allora, facciamo privato e qua metto pifnage e poi metto gli 27 e metti anche Franco, va? E anche Ciccio, perché e questo è il transmitter che va bene, intanto non si può usare. Metti anche Patagaglio e Patagarro, già il Patagarroso. Allora, base. In teoria io posso teletrasportarmi a questo facendo così. Quindi se io vado di qua e faccio Scotty energia, frup, mi teletrasporta direttamente qui. Bene. Ah, te l'hai salvato con il coso della... Sì, con questo Advanced Energy Porter. Ah, in teoria te ne posso fare un altro, perché quando tu fai shift elettrichi qua si binda non con quello, pif. Quello lo devi bindare nel vuoto e caricarlo di Enderpearl. Ma ti faccio bindare, questo. Lo bindo qua dove sono io, tipo. Faccio questo che magari è più semplice. Lo bindo qua, va. Ti ricordi come si fa, sì? Ho fatto shift click destro e si è aperto qualcosa. È abbastanza intuitivo quello. Allora, charged porter. Oh, ecco. Questo è... Loadoutar, mi piace. Allora, charged porter. Servono altri 4 di questi. Adesso devo aggiungere il fuel. Vado a prenderne un po'. Vabbè, tanto ce n'è. Di broda ce n'è. Sì. Vado, dai, è 4K RF su TIC in più. Intanto sono nati due gemelli. 10 minuti? 10 minuti cosa? Devo stare 10 minuti nella dimensione. Tieni, Pifty, ho fatto questo... Sì, sì. È caduto qua sotto, Pif. Vallo a recuperare. Dentro il buco. Sono riuscito a centrare il buco. Più per il buco? Sì, poi fai shift, right click su questo matter receiver. Dove è finito, Pif? Aspetta, sono sotto, finito dentro, stavo caricando l'altro di 10 minuti, due pezzi. Vabbè, non è malaccio, 5 euro, due canne. Pif, qua. Shift, right click su questo. Shift click su quello? Sì.
fatto. Adesso io adesso devo linkare questo transmitter. Aspetta, base dimension 0. Questo lo chiamiamo verso l'infinito e oltre. E mettiamo privato e metto. Ma ci può entrare chiunque qualche altra 26. Persona o è nostra privata? Adesso no, lo sto facendo privato. Ottimo, così la possiamo chiamare la cube di dimension. Vabbè, adesso è verso l'infinito, quindi devo linkare verso l'infinito al mondo ID2 dial. Tanto Dragon ti dice ora preparo tutto per l'armatura. Io invece vado qua. Aspetta, no, fermo, non entrare ancora. C'è una cosa che devo fare prima. C'è qua un attrecolo per proteggersi dai danni delle dimensioni. Queste, il phased field. Vabbè che è per l'unpowered dimension, quindi tanto non lo devo fare. Come non detto, andiamo. Aspettatemi un attimo. Vabbè, io sto andando. Scotty mi ha già dato energia e sono andato. Ok. Niente. Sto arrivando. Intanto non ti perdi niente, Piff. Fatto. È un mondo assolutamente void. Angelo Dragon dice, ma sì, ma facciamo la Gravis Plate. La Gravis Chest Plate. Questo è il mondo void, Piff. C'è della glossa. Sì, perché questo lo genera lui. Allora, io in teoria adesso qua ci metto. Ma il soffitto è finto. Sto salendo e continuo a sollevarsi. Anche nel mondo normale è così. Allora, soffitto questo mondo è una cagata. Ti puffi? No, dice che ci devi andare per 10 minuti, però siccome è una cagata, io tornerei indietro con l'Advanced Charged Potter. Se vuoi rimango io 10 minuti qua a grattarmi la pera. No, non ho più uscire perché voglio fare un altro mondo. Per fare qualcosa di meglio. Solo che non mi ricordo come si fa. Mi ricordo come si fa, ma devo vedere se riesco. Se ho tutti i pezzi giusti. Allora. Dragon dice che vuole morire, poverino. Che ci siamo. Cazzo, dillo a me, questa cosa è una cagata. Fai una dimensione figa, va? Che boh. Allora. La dimensione piena di blackjack e squillo di lusso. Ti riprendi. Ok. C'è fare anche il biome basso. Il biome absorber, che è una rottura di coglioni. Nel Dimension Inscriber, però per il Dimension Inscriber ci servono alcune cose particolari, alcuni dimlet speciali. Allora, questa è una cagata. Si poteva smantellare, no, non con questo. Con questo. Non c'era un cazzo, quindi va bene così. Avanti, signori. Ah, questo non spiega. Per ricaricare sto charger portal, come cacchio si fa? In teoria si carica normale. Cioè? Lo tieni qua, non ti sei caricato come si carica l'armatura? Nope. Scusa, leggi il livello di energia. Mettici il mouse sopra. Sto guardando, sono 308.000 RF. Però la barra era prima era gialla, mo' è arancione. E allora mettilo dentro questa cosa qui. Andò. No, mettelo dentro, fa vedere. Credete che esiste una dimensione fatta di Rivio? Forcatore esiste ed è Rarity 1. Ah, ma è quello da Galactica. Volevi! Pensavi, ritenevi. Guarda che faccia, non se l'aspettava. Allora, in teoria devo mettere le large orbs. Dunque, old. Solo che le huge orb non c'è. Vedi che mi manca il materiale. Manca il materiale. Addio, aspetta. Aspetta, vino. Qua c'erano. Non si chiamano tentacoli, si chiamano. Tentaculi. No. Che è nato un altro figlio. C'è un nome per le. Quelle che sembrano radici, ma non sono radici. Aspetta. Roots? No. Ha un nome differente. Porca cazzo, mi tocca vederlo tutto. Descrivimelo, cosa dovrebbe Vabbè, essere? No, lo facciamo con lo huge orb, perché sennò. Allora, in teoria abbiamo già tutto quello che c'era per questo. Ci manca solo. Liane? Che cosa? Liane? No, li chiamano in un altro modo, però non mi ricordo più com'è. Perché c'è un nome specifico, fa delle grandi branch di materiale, in teoria te lo puoi andare a scavare. Allora, però a me serve il damage, ecco il feature absorber.
non il terra. Era delle vene di minerale, dici? Ma non fa il delle vene di minerale, fa delle vene speciali di altra cosa. Aspetta, forse devo fare il material absorber. Porcaccia. Non chiedere a me, io non lo so. Oh, dubbe. Huge orb. Qua deve fare il materiale, quindi adesso vediamo un po' come. Ma secondo me con questa armatura voi riusciamo a shottarlo il Gaiadu. Non ho idea, non lo so. Vediamo cosa servirà per farlo. Allora, dunque, fatemi vedere. Qua ci sono Energy Extractor, non me ne frega niente. Liquid Absorber, Material Absorber. Forse devo fare questo. Absorba l'identica blocco di connessione. Non risolto il damage dimension. Questo è il bioma, questo è il terreno, questo è il feature. Ok, serve del Gaia Spirit Ingot. Ne avevamo Gaia Spirit. Magari sì, non dobbiamo usare per niente. Ne abbiamo 12. Abbiamo un terra. Allora possiamo provare a farci anche Gaia Gaia. Aspetta che sto facendo un'altra 5 figli dell'Iridium Shard trovate nei dungeon. Bene. Aspetta che questa cosa sta per diventare. Allora, Material Absorber, pronti. Allora, di che cosa lo vogliamo fare questo cazzo di mondo? Di smeraldi? Che cazzo ce ne facciamo? Di diamanti? Che cazzo ce ne facciamo? Di plutonio? Che cazzo ce ne facciamo? Plutonio è sempre quello. Anche perché devi dargli un sacco di quei cosi prima che riescano ad assorbirsi tutto il materiale che gli serve. Siamo di fichi molli. Di terrastil. Anche perché... Di spirit coso per fare un sacco di Gaia Guardian? No, devo metterlo così in modo che non si ciucci. Come cazzo funzionava? Gli dovevi mettere vicino un blocchetto. Che ne so. Facciamo di diamante. Gli metti vicino un blocchetto e lui se lo dovrebbe ciucciare piano piano. Io sto facendo una dimensione di diamante. E alla fine. Non saprei di che cosa farla perché abbiamo tutto quello che ci serve. Come sta ciucciando? Non ci fa niente. Qui non c'è nessun tipo di materiale. Dopo che possiamo fare altre dimensioni. Aspetta, on top, forse non gli va bene, quindi devo mettere tutto qua. Cioè a fianco non gli va bene, lo devo mettere qui. E infatti sì, lo voleva sotto. Infatti vedi che si è ciucciato il coso e adesso ha preso il blocco di diamante. Sta diventando color merda. Era color merda già da prima. Allora adesso faccio uno stack di blocco di diamante. Ma mi sembra che ne volesse un fischione. Beh, neanche tanto. Circo. Ma sì, direi che ci facciamo un mondo di diamante, dai, così. Per ballarci la gamba. Dobbiamo fare un mondo di dust, così non dobbiamo fare col martello. Che cazzo ce ne frega, quando mai l'abbiamo più fatta col martello? Così a caso. Potrei fare un mondo di clay, perché della clay ne avevo bisogno. Pip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 
Ah, questo glielo pucciamo così. Poi ce ne sbattiamo. Che spawneranno mostri di diamante nel nostro mondo di diamante? No, perché in teoria lo sto facendo senza. Invece bisognerebbe dargli tutte le caratteristiche. Io invece lo sto facendo senza. Ok, questo si è ciucciato tutto il possibile. E quindi mo è pronto. Quello è un blocchetto di diamante. Ora. Okay. Perché ci sono altri blocchetti di diamante nascosti? Ok, a posto. Fatto di drago dice che ha fatto le pepite. E no, vai. Le pepette. Scarpe. Allora. Ho sentito le scarpe piccole. Le questo. Allora. Ma se li metto in mezzo fa una dimensione di pitmage. Proviamo. Coding your dimension. No, perché nel builder. Però. C'è un modo in cui devo fare un dimlet fatto bene. Perché mica me lo ricordo come cazzo si faceva. Su questo. Allora, 100%, quindi è a posto. Altre 8 plate. Vai drago, sappiamo che puoi farlo. Hai fatto 30, fai anche 31, dov'è il problema? Che non va. Questo dovrebbe andare bene, perché non... Qualche problema se ti cambiano più il power panel? No, però non sta andando il... Okay. Non sta andando il dimlet. Magari devi dargli altre impostazioni, davvero? No.
Ah, proviamo con una cosa semplice. Leech. Ah, no, però vuole. In tutti vuole l'absorber. Per fare l'MSFU. No, l'MFSU per caricare l'armatura. Ah sì, perché quello vuole un sacco di cose. Flower Forest. Però avremo tutto. Gli manca il feature giusto. E quale feature sarà? Boh, ma il materiale in teoria è giusto, quello che gli ho messo io, invece qua non lo prendo. Come la bistecca di Rumendo? Ma anche se faccio l'orbe normale non lo prendiamo, non ho capito perché. È un tipo feature, top. Dovrebbe farmi comparire qua il Dimlet, invece no. Po. Ivano sta giocando Heroes of the Storm, buon per lui. Dice, se si diverte, buon per lui. C'è un problemino. Se per questo degli Stark sta giocando a Minecraft. Il Tonino gioca qualcosa, questo è Game of Thrones che gioca. Allora, questa cosa non sta andando. Come va a fargli un absorber il vuoto? Che ho installato e non ho mai giocato a Heroes of the Storm. No, poi. Che però io mi ricordo che non è fatto così, cioè devi farlo in un determinato maniera, con un determinato col materiale che vuoi tu. Questa cosa invece non sta andando, non sta camminando. Non funziona? Non sta andando, non so dirti perché. Orb. Tra l'altro è rarità zero per forza, solo che qua compare Farming for Blocked. Questo mi manca il tipo di energia, però poi vuole un mostro. Blocchi di diamante, rarità 5. Forse devo farlo così e poi mettere questa risultanza dentro. Potrebbe anche essere. Infatti vedi che si è aspirato il mio blocco di diamante di qua. No, questo è di sotto. No, forse ho compreso. Allora, Dragon Ender Dragon, rarità 6, non lo abbiamo, non possiamo farlo. Bisogna farmarsi un po' di Dimlet. Ma ne avevamo un po'. No, li sono già ballati tutti. Ah, ok. Ce ne servono molti di più perché la rarità 6 è davvero rara. Allora, fammi vedere un po' che cosa ci dicevano le quest in questo caso. Allora. Qua. Piano piano si fa tutto. Pronti per viaggiare in dimensioni dove non ho mai messo piede. Ci serve una roba con le shard. Il problema è che le cose con le shard non le abbiamo. Che shard? Le shard dell'RF Tools. Intanto vedo che il quarry ha finito facendo 200 diamanti circa. Cioè, o le troviamo dai villager le shard, come avevo fatto il barbatrucco l'ultima volta, oppure le troviamo costruendo una dimensione. Allora, dobbiamo costruire. Andiamo villager finché non troviamo quello che ci serve. Vabbè, adesso ci facciamo delle dimension tab. Così ci manca la carta. Anche il drago ti prende in giro, guarda. Fa bla bla. Cos'è che fa il drago? Ma che cazzo. Vaffanculo, figlio. Sapevatelo. Dimension inscriber, ok. Solo che il dimension inscriber ci deve mettere della roba. Cazzo, ci andava qua dentro. Bro. Quando voi possiamo farci il Gaia. Può provare e morire. Allora, niente, l'unico è metterlo di qua. Però se non gli dai niente, lui ti fa un mondo void. No, questo costa di più. 330, no, ma costano tutti uguali. Cazzo, sta succedendo. 330 RF a tick, ma sono tutti uguali. Ma hanno tutti gli D2, ma che cazzo. Tocca mettergli dei Dimlet a minchia. Andiamo a cercare i Dimlet? No, bisogna mettergli a minchia, nel senso che devo costruire e poi buttargli lì dentro. No, perché sennò basta fermarsi dove c'è la farm di... Come Dimlet. Dice... In teoria devo metterci questo. Ah, intanto erano despawnate di nuovo le witch, che palle. Ecco, ce ne andiamo tutti e due, ovviamente si despawn. Vabbè, fa nulla, basta rimettergli il coso e loro. Allora, dove erano il Dimlet delle strutture? Eccole qua.
questi li smantelliamo tutti. Quando avrò tempo e voglia farò altre rune del sacrificio del quinto layer. Ecco, questo costa già un fischione. Tanto per rendere... Tanto non è che abbiamo questa gratuità, non stiamo usando niente della blood. No, infatti, si smantella e via. Lo lascio perché carino a vedere, sì. Potrei portarlo anche a livello 6, giusto per... Cazzo, guarda quanto ciuccia questa cosa. Tanto che ha perso il conto dei figli. Che padre del genere. Allora, intanto ho fatto una cosa dove ci dovrebbero essere delle strutture, in teoria. Però ho il dubbio che non funzioni così. E io così... No. Effetto di... solo volta scoprirlo. Andare là, dove nessun game. Controller. Sky Dimlet, Digit Dimlet. Ok, Digit, va bene. Ancora non ha finito di buildare il mondo questa Gigio. Cosa, non ti riempi di gioia e carità cristiana? Mamma mia. Però posso già fare... No, ancora non posso fare il dial. Ok, energia dovremmo averne a fischione comunque. Fa vedere. Pieno, 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 perfetto. Allora, questo affare è infuso al 100%, quindi ci siamo. Facciamo che magari cianco questa cosa. Non sia mai. Metti che succede qualche casino. Allora, adesso linkiamo questo a verso l'in... Allora, interrupt. Quindi quello non dia la più. Adesso questo. E questo, dial. Ok, dovrebbero essere linkati, pronti. Scotti energia. Un salto con l'armatura op, energia finita. Oh, ecco, vedi? Questo è quello che intendevo. Questo, qua bisogna ciucciare fa, della roba. Non mi sa la telepippa. Adesso c'è telepippa, non ti preoccupare. Qua c'è della roba interessante, vedi? Qua bisogna mettere il feature absorber. Che cosa c'è lì dentro? Il mondo con le branch, ma non mi ricordo come cazzo si chiamava. Lo leggiamo nel feature absorber. Ah, mi sa che sono crashato. Cazzo, aspetta che ha qualcosa che non va. Speed, strength, regeneration. Mi ha fatto... Mi dà speed. Mi dà speed 2 questa cosa. Questo è buono, questo è buono, questo è buono. Allora, aspetta che esco. Hop. Sto aspettando di crashare perché... Ah no, non sono crashato. Per qualche ragione boh, sono... okay, non posso bere. Ok, si è ripreso. Allora, aspetta che devo fare un po' di absorber vari. Vari ed eventuali. Intanto allora, io vado via, ciao. Terrain absorber e feature absorber ci servono. Allora, questo. Ho avuto un attimo di lagganza da paura. Cazzo, Pif, abbiamo finito la lana. Ci sono delle pecore per caso? Sì. Dammi delle shears. Dimmi che ce le ho. È pieno di mostrazzi qua. Sì, ma occhio a quello che fai perché... C'è una mucca. Ciao mucca. Cazzo, però questa cosa che mi dà speed mi sta un attimo introiando la visuale. E non la puoi togliere? Mi si è introiata la visuale. Ok, no, adesso è a posto. Cioè, ma c'è di tutto. Sta laggando come la merda, Pif, perché stai facendo caricare il mondo troppo veloce. Se sono fermo dove c'è il... Cazzo, sta laggando like the shit questa cosa. Cosa vuol dire? Spero che torno indietro, allora. Cioè, però... è impossibile una cosa del genere. Perché comunque almeno un mondo lo devi fare. Anzi, più di uno lo devi fare. E dicono, laga, è colpa dei GameCube. Laga il cazzo. Non possiamo farci niente. Ok. Cioè, è una cosa che deve essere fatta. Punto e basta. Non è che qui... Già. E non la facciamo infatti. Sto andando a picco per un cavo d'armatura consigliata da voi. Noi ti diamo dei buoni consigli. Non è detto che siano efficienti. Ma perché? Che cos'è che ti abbiamo consigliato noi, scusa? L'armatura figa. Ah no, non il material absorber, ferma tutto. Non lì. La roba dei generatori mi ha ciucciato 4k di coal. La biome, no, terrain absorber. Noi ti consigliamo le robe, però non è detto che sia facile farle. Noi seguiamo la rule of cool. Cioè la cosa del culo, capito? Le cose fatte col culo. Esatto, la regola del culo. La time absorber no. Questo che cazzo sarà? Boh. Comunque, tranquillo Dragons. Lo sappiamo, stai scherzando. Alla peggio ti banniamo. Non è così che si fa. Allora, potrei prendere il biome absorber. Però lì il biome. Tanto Dragon dice ci lascia perché la batteria scarica. Okay. Ciao Dragons, grazie per averci tenuto compagnia. Metti a caricare con la batteria. Va, anche con la rima. Tanto tra un attimo andiamo anche noi. Ma no, prima voglio fare un test con questi. Forse dovrei fare un altro paio di feature absorber. Ce la facciamo a provarci Gaia Guardian 2 prima di.
Aspetta che sto... prima voglio andare a provare a ciucciare le cose. Mi serve un altro feature e un altro terrain. Puoi provare a ciucciare lo terrain. Cazzo, che cosa abbiamo finito? Abbiamo finito di nuovo il Vulpix. Beh, ci sono ancora feste. Ma... Non sono ancora pronte. Ce ne sono tre con la lana da rasare. Vai, raso. Aspetta, mi prendo la scia, se no. Te ne butto un paio che sono mezzo usate qua. Sì. Qua. Grazie. Allora, stiamo dicendo un feature. E poi c'è solo il terrain. Ok. Perché fai tutta sta lana? Perché ogni absorber ne usa 4. Aspetta che sto andando nel mondo lì di punta di casino. Ne ho 5 di pezzi di lana, vabbè, te li metto nel sistema. Sì, sì, adesso io. Oddio. E quando carica sto mondo lagga like the shit. Te li metto qua vicino. E vabbè, c'è un sacco di roba in quel mondo. Ci sono i mostri, ci sono gli alberi, ci sono biome a cazzo. Il bioma è questo Extreme Hill Plus, non mi frega nulla. Probabilmente devo metterci un feature absorber, proviamo. Ah, non vorrei dire mai, ma a quanto pare c'è stato qualche cambiamento. Perché? Perché ho raggiunto 1 milione di LP nel sistema. Oppure per qualche ragione mi si sta riempiendo il... Ah no, ecco, si sta riempiendo il portal anche se c'è la gemma sopra, perché abbiamo raggiunto il cap. C'è 1 milione di punti sangue. Oddio, Terrain Void, questo non è un feature, quindi devo usare i feature absorber. Ci vorrà un po'. Comunque questo è il mondo con le cose che volevo, con questi diti. I diti. Questi diti. Vengo anche di robe. Io diti. Perché in teoria li puoi abbinare, no? Metti uno di questi più il materiale che vuoi. E ti fai il dito di roba. Esatto. E stai già viaggiando. Stai già viaggiando sui diti. Ok. Oh, ti vedo. Cazzo, questa cosa ci vorranno. Beh, sono solo salito più fuori. Ci vorrà un attimino. Questo sta ciucciando il terreno void. Cosa stai ciucciando qua? Da questo il terreno void, gli altri sono anche, no, però il terreno void non mi interessa, quindi. Dov'è il terreno? C'è il terreno void? Questi absorber. Intanto se guardo così vedo che il layer del void bugga malissimo. Sì, no, aspetta che questi ce li butto però. Non mi servono un cazzo, via. Via. In teoria qua ci sono anche degli chance cube, ma non li voglio aprire. Stanno assorbendo della noun feature qua. Sì, sì, infatti lo sapremo solo dopo. Può darsi che assorba speed 2, ma io spero che assorba le cose. Lì c'è anche una strega. Sì. Qui c'è un compressed ping. Però devo togliergli. Servirà una compressed salt per cavalcarlo. Che cazzo. Ma quando corre che ti fa il FOV diverso. Qua c'è bauxite e granito. Guarda quante robe belle. Ah, oh, tanto qua non c'è niente. È artisticamente gratificante. Oddio, però. Ma no. Qua c'è della prosperity. Se può interessare. No, tutta cagate. Allora, io volevo mettergli. Diorite. Eccolo qua, il Dynamic Fov. Oh, qua c'è Black Quartz dell'Imperium. Oh, ecco, basta Dynamic Fov. Vedete il mio Fov normale. Ma qua ci metto un attimino di cobblestone per evitare che le cose volino da sotto. Vabbè che io ho il magnete. Questo è il 65%, tra un po' potremmo scoprirlo. Questo mondo è un casino. Posso dire che è un casino? Sono qui così. Tra l'altro gli ho messo strutture e lui col cazzo che mi ha dato strutture mi ha dato un'altra cosa. O le strutture sono queste cose oppure le strutture le troviamo navigando in giro. Quello è possibile. Un villaggio che fluttua. Quello è perché in teoria dovresti trovare delle strutture speciali. Qua ci sono mondo. Due lupi. Cosa? Ciao lupi, ci sono due lupi. Oh, ho trovato una struttura. Entra dentro, ruba tutti i millet che ci sono. Ruba tutta la struttura. Ci sono tre strutture. Aspettami un po'. No, aspetta che qua. Però devi aspettare un bel po' perché qua. C'è un coso. Un button per entrare. Io entro. Sì, dentro sono i dimlet. Arruba tutto. Sono entrato. Cioè, i dimlet c'è una cesta. C'è effect dimlet, dimlet basic energy module, dimlet control circuit rarity,
Rarity qua. Di nuovo Dimlet Parcel, Weather Dimlet, Lard Thunder, Dimlet Base Part e Biome Dimlet, Dread Taiga Hills. Il Rarity qual è? Rarity 0. Aia, ok, più cagoso, vabbè. Qua invece ci sono dei frame con Dirt Bricks, Dirt Layers e Cobblestone Brick Cracking. Tu piglia tutto. E tutto fa brodo. Ok. Passione ho. Entra anche negli altri. E zotta, zotta, zotta. Attimo che mi organizzo un po' l'inventario così. Intanto c'è ancora la musica in sottofondo che io non sento. Mi sa che la musica è finita, era solo un'ora. Siamo più di un'ora qua. E allora è ripartita perché l'ho lasciata in loop, quindi è partita dall'inizio. Oddio, sono le 11, brutta roba. Già. Allora il Gaia ce lo riserviamo per un altro giorno. Tu domani non ci sei, vero? Brutta roba. Vabbè, domani magari mi gioco con le dimensioni. Con la macchinetta della pipì. Anche. Tendrils, ecco come si chiamava, Tendrils. Ecco qua. Multidimensionale contro le forze del male. Ma che cazzo. La verità. Okay. Tendrils, qua abbiamo... da tendini, era da tendini il coso, ma porca puttana. Non potevano chiamarlo, che cazzo ne so, rami, no, tendini. Ce ne sono quattro di questi cosi. Ho preso un altro Tendrils, per quanto mi va bene. Tu verso dove sei andato? Verso... non mi ricordo. Premi la mappa, dimmi un po'. Su destra. Aspetta che intanto accendo questa luce così mi accorgo che qua ci sono già venuti. Ma sì, sono andato verso sud-est. Molto est, poco sud. Cazzo. Uno squid che si sta suicidando. Oddio, no, ma questa cosa lagga like the shit. Ecco, vedo la struttura e vedo anche te. Ma non sta laggando tantissimo. Quando carica il mondo, perché tu hai già caricato di qua. Cazzo, l'agonia. Oh, c'è un dimlet puzzle. Aspetta che arrivo. Dimlet stone. Perché buco drento. E anche qua ci sono dei dimlet, aspetta che li foto. Sì, io stavo prendendo quelli della... Swan Path, ok. Quelli te li fai. Questa è... accendi la luce, poi mi raccomando. Blank... Ma hai fatto un buco nel soffitto? Sì. Sì, un culo. Vieni qua, ci sono tre dimlet. Ah, ne vedo. C'è una qua. Quello ognuno ora lo vedo, l'altro che c'è un dimlet. Lì c'è un dimlet. Se hanno la luce accesa, c'è un dimlet. Ah, è boh. Fai così, se c'è il buco nel soffitto, ci sono gente. C'è un danno. Cos'è? Dimlet Jump 2. Scattered. Dig Slowdown 2, no. Normal Clouds. Weakness 2. Oh, molte Manillium. Fotti. Scattered Orbs. Dig Slowdown 4. Questo magari è mondezza. Sky Dimlet Dark Cyan. Sky Dimlet Dark Knight. Structure Dimlet Ocean Monument. E non ho più spazio, Da foto io. No, aspetta, guarda, facciamo una cosa molto molto furba. Allora, prendo l'ender chest e l'incatta alla nostra ender chest di casa e mando tutto lì. Buttami di muletta addosso. Okay. Vado? Butta. Adesso l'ender chest se li aspira, li butta nel sistema e chi se ne... Già fatto? No. Stava allagando. Fatto. A posto. Qua c'è un'altra roba. Foto tutto. Piglia tutto tu, però. Io tanto esco. Aspetta che mando. Poi lag dai cazzo. Infatti io sto dal tetto. Ho fatto una capocciata. Vabbè, se continuiamo ad andare verso sud o verso est. Ti sei rivolto dalle pecore? No, un momento. Perché qua ci sono tipo tre blocchetti con tre pecore sopra. Un'altra struttura. Cazzo è questa giglia? Oddio che brutto. Due strutture.
Vieni verso su. Fin qua ti vedo ancora sulla mappa. Oddio, però queste cose della laguna mi fanno preoccupare, perché qua voliamo nel vuoto e perdiamo tutto. Allargi, fermo. Aspetta, entro in questa. Se voli nel vuoto usi un attimo il coso per teleportarti, ti teleporti. Non so se ce la fai. Lime Arden Clay push. Guarda che l'armatura, quando cadi nel void, prima si consuma l'armatura e poi ti uccide. Cave Spider. Abbiamo anche i mostri. Purple Fog. Beh, magari no. Material Dimlet, Netherrack. Basic Bricks. Sky Dimlet, Body Large Sun. Ok. Regeneration 1. Questo ci dà regenerazione. Qua c'è un 2... Circuit 3, Circuit Rarity 0. Cazzo, è possibile che non riusciamo a trovare un Rarity 6, che è quello che ci... Non riesco a uscire dalla casa, aspetta che faccio un altro pertuso. Sì, un danno. Ok, entro. Ecco qua. Ah, hai fatto il coso? Butta. Ho rotto la cesta in modo che mi buttassi tutti addosso. Senza dover... Ops. Vai, butta. Flip, flip. Beh, buttiamo anche la cesta nel sistema, tanto. Sì, sì. È sempre roba buona. Che secondo me è la cosa più giusta che puoi fare per prenderli, perché sfasci la storia di Vacca Vittoria e lui in automatico. Che cazzo. Ti dà tutto. Una volta che li hai visti, no? Senza averli spostati a mano. Certo. Perché? Allora. Vediamo un po'. Non è male, perché il fatto che ci generino così tante strutture è bene. Sarà, darà un sacco di fastidio al server, perché il server in questo momento sta generando il mondo, quindi purtroppo ci servono. Ce ne sono due qua. Tra l'altro, credi che agli altri gli interessi qualcosa, se lo devono fare lo fanno. Infatti, quindi, cioè, a una certa basta con le rotture di coglioni, perché Rarity 0, Type Controller, questa Time Dimlet Normal, Sky Dimlet, Saturation, Effect Dimlet, Saturation, Netherrack e Poison 3. Aspetta che me lo zotto. Ok. Hop. Possiamo uscire. Dov'era la seconda che vista? Ah, l'ho vista. Qua. Cazzo, si saltano nel tempo. Pa pa para pa pa. Andiamo a provarci nella cassa. Dimlet 0, 21. Oh, un'altra struttura, bene. End Inferium Maze. Light Blue Hardened Clay. Ores a plenty. Cazzo, costa 10.000 RF su tick per crearlo e per mantenerlo 20.000 RF su tick. Qua c'è un Dimensional Cross Block che se volessi appunto prendere un po'. Ah, non quello, prendo tutto. Light Blue End Inferium Ore. A dimensione solo con l'End Inferium Ore. Che serve? Siccome non sappiamo come fare, le facciamo con quello. Qua c'è un gallo. Di quelli ce ne spawnano in continuazione. Tanto c'è un gallo che sta piano piano cadendo nel void. Tra l'altro, sai che sono... Ieri ho visto una zuffa tra galli. Noi c'erano 4 galli. Si sono ammazzati finché non è rimasto uno solo. È normale. Non devi guardare così i galli. Sono cattivi. Cattive persone. Oddio, è spawnato uno squid nella lava. E sta bruciando e cadendo. Bellissimo. Oddio. Bisogna aspettare un attimino che lui generi tutto il mondo. Porca zozza. In effetti. Ecco, ho trovato una struttura. Dopo questa ce ne andiamo, perché non fa cheat più. Sì. E chiudiamo la Lives. Ci sono dei cavalli qua, carini. Aspetta che buco Drentu. Allora, poi il mondo ha generato e ha fatto piovere gravel, bellissimo. Dimlet Ores a plenty, un altro. Time type control. Almeno ce l'hai. Sì, ma li ricordo lo stesso. Tanto il mondo è nostro. Come dico, almeno ce l'hai il coso per il spruce wood, quindi possiamo fare una dimensione di dove cresce lo spruce wood. Credo sia per caso ci venisse qualche demo al sano. Sì, sì. Ok, allora, possiamo tornare a casa. Skylar 2 che ci guarda. Guarda, un cubo gelatinoso. Ciao, Zanku. Si torna a casa. Teleport. Flup. Ah, non ho il coso per rubarlo. Me lo sarei portato a casa, se vede. Oh, ciao, Vitaly. Ciao, Vitaly. Ah, c'è gente che ci viene a guardare. Poi probabilmente stiamo per chiudere, ma che...
E vabbè. Va bene. Ciao, ciao, chiacchierata. No, cosa che è successo? Come va la vita? Che ci racconti di bello? Ah, questo via, questo via. Tanto io faccio. Puff. Dimlet. Cacchio, ma ti abbiamo buttati qua dentro. Eccoci qua. Ma questi non mi ricordo se possono andare direttamente qua oppure se. Oggi ci avete trovato così in live serale per motivi vari ed eventuali. Nello specifico si è troncato un cavo che dava la connessione, cavo sottomarino, e quindi stamattina non si è potuto andare. Come mai la vita va male? Ci dica, ci narri. Questi li devo togliere, fuck. Ah, questo no. Sì, non si autoricarica comunque questo cacchio di advance di cardio del forza. Devo caricarla a mano. Dovrò appiccicarti un coso in modo che possa caricare la roba da te. Però questa mi serve una cesta. E non per niente, perché si succhia l'animaccia. Non lo so, perché da me si ricarica istantaneamente. Quindi. Beato te, io non posso. Allora, questo lo mettiamo così, questo così. Perché cosa di preciso? Troppo vuol dire io, intanto mi perdo, dobbiamo mettere un sacco di storie. Allora, questo così. Ah, perché si è rotto il cavo, probabilmente. Ah, boh, non si sa, è successo. Sono passati i cammelli marini e l'hanno mangiato. Eh certo. Sarà quello. L'ha morsicato il cammello? Sì. Ha fatto faville quella cosa del cammello che morsica. Il cammello morsica un sacco, tra l'altro. Non ti guardare così il cammello. Il cammello è cattivo. Il cammello è morsicante. Allora, questi me li foto tutti. Guarda, carino, c'è un polpo con un tentacolo corto. Polpo col tentacolo corto. Il signor Stampi, guarda la chat. Ciao Stampi. Ma che cazzo? Parapapapara. Parapapapara. Il ritardo, signori, il ritardo. Sì. Ma io quasi quasi lo evoco lo stesso, che cazzo mi frega. Il guardiano? Sì. Ci vieni? Che palle. E ci vuole un sacco di tempo. Diamogli due botte. Come lo attivo, cerchiamo di andare al bordo. Vediamo se. Vediamo se ci fa il culo con un canestro. Aspettate, lo do a te. Attivalo tu. Che io ho paura. Ok, stiamo al bordo, vediamo se ci vede. Solo che non ho le armi con me. Si direbbe di no. Boh, buggato. Non ho le armi, però, No, invece c'ho visto. Io le armi. Ok, no, si telepipa uguale, ma perché. Soffre il knockback. Dov'è? Io sto andando col boomerang. Aia. Mazza, ho preso un fischione di danni però, Piffa. Ah, ce la sta prendendo solo con te, mi sa. Non ho lo stesso... Cioè, rigenero, ma... Questa specie di sbuba che c'è in terra... Ha un sacco di danni. Ti fotte. Bisogna starci attenti. Dov'è? Ah, eccolo. Prego, prenda. Provo a usare la spada... Quella della Blood. Se lo riesco a raggiungere. Oh, lo stiamo a smantellare, non vorrei dire mai. Guarda che quest'arma fa un fischione di danni, Scusi signora, permette? Aspetta, prego, prendi questo. No, è andato. Dov'è? No. Qua dietro. Cazzo, occhio, perché sto a morire. Io sto uccidendo i pipistrelli anche, perché sono una rottura di pa... Sì, questa cosa in terra ti fa acceca. Sì, il Gaia Guardian 2 è questo. Più che ti acceca, mi fa danno. A me non acceca anche, prende lo schermo tutto nero, non si vede una crega. No, forse quello che ti fa danno sono questi specie di fili di magia che fa lui. Ah, non lo so. Prego, prenda. Mia, ti rompo il book. Sì, non si vede una porca miseria. Oh, occhio Piff, perché... Aspetta che forse... Che? Perché ci danneggiamo a vicenda. Pensavo che evoca le merde, o no? No, ce n'è ancora di vita. Ok, dividiamoci il... Il coso, uno sta in una metà, l'altro sta nell'altra, okay. Se no ci picchiamo la vera vicenda. Aia. Vai. Cazzo, fa morì. Ma cazzo. Eccolo. Un attimo per ricaricare l'energia. Nasconditi. Ma esplodo. Cazzo, anche io c'ho. Ok, adesso sta summonando. Stammi lontano perché ho la OE attiva. No, ma Deo Grazias che sta summonando così mi ricarico l'armatura, non per altro. No, perché ho la OE attiva, quindi non venirmi vicino. Sì, sì, tranquillo, che già è piccola, col boomerang dalla distanza, to. Finché non prendi me. No, no, sto sparando ai bordi dove tu non ci sei. Quelli che mi fuggono. Sarebbe una buona idea svelenarli di calci.
4. Guarda quante streghe. Avanti, signori. Tanto davvero, quando eravamo in chiusura è arrivato un casino di gente. Che cos'è? Brutte robe. Aiuto. Si è fatta una certa, l'ora della gente. Certo. No, ma guarda, non li posso ammazzare perché... I pezzi di perché? Cacca. Oh, è tornato lo stronzo. Ops, ti ho colpito, scusa. Prendo la spada, lo smetto col disco. Cazzo, però sto prendendo un picchione di danni. Sto per crepare. Vai, vai, io sono sano, se vuoi ci diamo il cambio. Cazzo. Scusi, signora, permette? 2 secondi, signora? Signora, permette? Cazzo. Ma cazzo, mi nomi? Il Caos Guardian non riuscirò mai a farlo con queste armature. Dai che sta morendo, dai che sta morendo. Un po' che è andato. Eccolo. Aspetta, aspetta che questo... che cazzo. No, Ma malanno, mi nomi? Oh. Boh, è andato. Mamma mia. No, aspetta che butto un po' della mondezza che mi hanno tirato questi stronzoli. Non ci permettiamo di cosa? A picchiare la signora? Guarda quante rune. Porca miseria, dammi, dammi. Frip. Allora, aspetta un po' questo. Adesso buttiamo. Mamma mia. Ok, non c'è di questa mondezza, via. Questo è il mio e questo è il tuo. Aspetta, sto buttando un po' di... Intanto ti butto a questo. Un po' di merda. Una soul di zombie. Ottimo. Top. Queste non le buttiamo. Non si picchia. Non si picchia il Gaia Guardian. Sì. Gaia Guardian 2 va picchiato. Non mi ha buttato niente, Piff. Si l'ho buttato in terra, controllo. No, non c'è nulla qua. Io non ce l'ho più. Eccolo, guarda, è qua. Qua, c'è cazzo. Nell'angolo. Preso. L'avevo buttato in terra. Non guarda. Si picchia, si deve uccidere. Ma lo uccidiamo picchiandolo, quindi è giusto così. Comunque abbiamo fatto anche questo, quindi per togliere la spunta nel libro degli Achiro. Esatto, aspetta che vedo cosa mi ha dato. Il ring di Odin, non mi ricordo che cazzo facesse l'anello di Odin. Lo dovevamo combinare con gli altri due anelli per ottenere il mega anello. Ah no, quello di Odin non ti dava la vita, che culo. Ho preso Innocenzia. Fruit of Grisdale. Non mi ricordo cosa facesse, però. Io ho guadagnato 20 cuori in più. Allora, rituale di Gaia 2, fatto. E ZPZ, diceva quello. Questo lo buttiamo tutto qua, questo lo buttiamo qui, anche la soul. Accidente di cosa? Questo non si apre più perché ci ho messo questo. Questo lo mettiamo qua dentro, questo lo butto qua. Ah, ok, questo qui praticamente usa il mana per darmi da mangiare. Bene, bene. Der. Sì. E 10 non 20. Ah, vabbè, 10 cuori, 20 HP. Sì. Voilà. Vediamo come facciamo la tablet, non ricordo più. Ok. Piff, direi che siamo a posto. Sì, sì, per me va bene. Signori, siamo in chiusura. Aspettate, sì, siamo in chiusura, signori. Grazie per averci tenuto compagnia, per aver visto in allegria... non so se avete visto le dimensioni, comunque avete visto il Gaia Garden di sicuro. E niente, ci vedete sempre qui su GameCube Channel con PiffMJJ27. E magari non, magari non in serale, perché noi stiamo... Di solito andiamo in streaming la sera di pomeriggio. Però oggi, siccome non si è potuto, abbiamo fatto questo strappo alla regola. E quindi eccoci qua. Niente, ci si vede sempre qui. Ciao ciao! Niente, signori, bye bye!